si è messo lì per terra. Quella guarda fuori, Io questa mi siedo guarda qui. dentro. E qui andiamo a vedere, intanto ci sono ben due notifiche, tre notifiche, andiamo a vedere cosa è successo al nostro canale. Io magari vedo già qualche cosa. Ehi là! Sembra quella roba che mangiano australiani, grazie, Infatti capricciosa. assomiglia a Vegemite. AB ha commentato: che carini, avete anche la colonna sonora per la vostra storia d'amore. Anna e Marco di Lucio Dalla. Ah sì, Grazie. perché è il trailer quello. Grazie mille. Bene, poi vabbè, ci sono Canali che seguiamo altri noi. canali che seguiamo noi. Andiamo a vedere il nostro canale, ragazzi. Tutto in diretta. Adesso io dovrò andare a 90 iscritti. Grazie mille, ragazzi. Yay! Stiamo per arrivare ai 100. Non mancate a questo appuntamento che vi faremo chiaramente uno speciale. Dedicheremo uno Anzi, speciale. cerchiamo di aumentare le iscrizioni condividendo, eh? Ecco, 2 ore fa abbiamo fatto questo video qui, che Wow. è in cuffia, chiaramente non si sente perché la cuffia è qui. E dai, sta andando bene, siamo contenti a distanza di quanto, Anna? No, circa 3 mesi che mi sono messo più o meno seriamente su YouTube a fare video. E questo grazie anche alla bella telecamera che ho in questo momento e che stiamo registrando. E anche grazie al programma editing che l'ho rinnovato finalmente. E mi ha portato che c'è stato veramente un gran miglioramento. Non faccio altro che ringraziarvi perché siete stati veramente gentili, siete stati buoni anche a seguirci. Faremo tanti video, ne ho ben 6 in cantiere, 2 che li ho girati oggi perché quando li facciamo cerchiamo sempre di sfruttare al massimo il fatto che abbiamo adesso il green screen e per ottimizzare i tempi, perché poi io durante la settimana sono molto occupato. Tra l'altro, domani per noi, che è il 25, lunedì 25, è festa qui in UK, un lavoro straordinario dovevo andare a fare, dove vengo pagato praticamente triplo, sia per la festa, in più tutte le ore che vado a fare mi vengono pagate straordinarie. In questo periodo qui sono molto occupato perché faccio da giardiniere all'azienda dove lavoro e devo tagliare tutta l'erba, chiaramente, che è alta 1 metro, 1,5 metri, a causa anche del coronavirus e della quarantena che anche qui abbiamo chiuso, e quindi potete immaginare voi in 1 mese e mezzo che non veniva tagliato. Quindi ne ho da fare tutti i venerdì, sono sempre occupato nei pomeriggi. E adesso, domani appunto, che è lunedì, vado a fare queste ore straordinarie a casa del mio capo, che lui è ben contento, anche perché gli faccio il servizio, io pure, perché mi prendo dei bei soldini che li sto finalmente mettendo anche da parte in un piano di accumulo che ho un interesse piuttosto alto, stiamo parlando quasi del 7%, non è male, e poi da quelli pagherò le tasse chiaramente. E così, volevo giustamente farvi partecipi di questa cosa qui. Tra l'altro, abbiamo avuto problemi con internet la settimana scorsa. Volevo far uscire il video degli italiani all'estero, di cosa ci manca noi dell'Italia, ma non riuscivo a lavorare. Tra l'altro, anche Anna ha avuto difficoltà perché lei, lavorando da casa, anche lei ha avuto problemi con la connessione. Incredibile, non era colpa della rete, diciamo, ma era colpa del cablaggio. Cioè, chi è stato qua e chi ha fatto i lavori qui in questa casa qui l'ha fatto in modo pessimo. Il ragazzo, il tecnico che è venuto a vedere cosa succedeva, si è stupito che non c'era addirittura la scatola di una scatoletta appropriata che isolava i cavi e le connessioni, e quindi, tra l'altro, anche con l'intemperie, con il vento, faceva intermittenza, no? Andava a toccare, non era isolato bene, quindi così. Comunque adesso stiamo lavorando bene, anche perché riesco finalmente sia in upload che in download a far lavorare bene il PC. Questo per me vuol dire un enorme risparmio, perché prima dovevo mettere il PC attaccato tutta la notte per un video di YouTube.
ho dovuto abbassare la soglia, quindi i 5 minuti in meno rispetto a quello che volevo fare io di solito, perché vorrei stare almeno tra i 10-15 minuti per contenuto. Poi dipende se sono un video così come questo qua, in questo caso 5 minuti bastano e avanzano per spiegarvi un po' come va le cose qui. E a breve vi dico già, mi taglierò la barba. E anche perché non riesco più a baciare mia moglie, soprattutto per quello. C'è sempre uno scalino, che io adoro la barba, a me piace tantissimo, è sempre stato un mio sogno. E ce l'ho, fortunatamente ce l'ho e mi piace, non mi dà neanche fastidio assolutamente. Volevo addirittura provare dei prodotti da barba e rasoi per regolarla, per fare certe cose. E quindi sì, vediamo, c'è tutto un programma. Se sapete qualcuno che cerca un, com'è che si potrebbe dire, un rappresentante, uno sponsor, che ne so, lo faccio anche gratis, però all'inizio non è un problema per promuovere magari dei prodotti, perché a me piacerebbe proprio. E adesso mi sta diventando anche bella lunga, folta, però devo, sì, la taglio per l'estate, chiaramente adesso almeno di questa a 5 mesi. Bene, ragazzi, grazie di essere passati. Siamo qua. Vi aspetto. Sì, io sono.